L'Alcesti. Alcesti è la moglie di Admeto, re di Fere in Tessaglia. Admeto ha saputo che è arrivato il giorno della sua morte, ma ha anche saputo che gli è concessa una grazia. Se troverà qualcuno che muore al suo posto, avrà salva la vita. E allora Admeto si rivolge ai genitori, ai vecchi genitori, che tutte e due rifiutano, padre e madre. Il padre addirittura gli risponde quasi malamente, gli dice: ma insomma, ti ho già dato la vita, alla mia morte riceveresti, saresti anche il mio erede, ma come mi chiedi di morire? La madre, ugualmente vecchia, decrepita, rifiuta. L'unica che accetta di morire per lui al suo posto è la moglie Alcesti. E Admeto accetta, e quindi Alcesti muore. A questo punto, devo dire, con una certa contraddittorietà, Admeto comincia a disperarsi, a lacrimare, a piangere. Questa è una scena abbastanza singolare, i critici sono molto in dubbio sull'interpretazione di questo strano Admeto che sembra un eroe romantico. Gli eroi greci non piangono per amore in questo modo. Comunque, mentre il cadavere di Alcesti giace lì, nella casa, arriva Eracle. E viene ricevuto con tutti gli onori che si devono dare a un ospite. Quando viene a sapere che la tragedia che è in corso, Eracle è molto impressionato dalla nobiltà, dalla generosità di questo Admeto, e allora gli dice: va bene, tornerò giù nell'Ade e ti riporterò la moglie. E così fa, lui riesce a riportare la moglie in vita. Quindi un caso di un eroe che scende nell'oltretomba e riporta alla vita. Eccezionale.